Ciao amiche ed amici e bentornati nel mio canale. In questo video vi mostrerò la mia nuova impastatrice, la Kenwood XL Titanium. Ma prima di cominciare, ricordate di iscrivervi al mio canale e cliccare sulla campana per non perdere i miei prossimi video. Cliccate sul like e lasciate un bel commento. Quando nel bel mezzo di un impasto, il mio fido Kenwood Prospero, di quasi 9 anni, mi ha lasciato, esalando l'ultimo respiro a base di puzza di plastica bruciata, la disperazione mi ha assalito. Dovevo finire a mano quanto iniziato e soprattutto cercare un degno sostituto in tempi brevi. Avevo bisogno di un'impastatrice efficiente, sia con gli impasti che con i dolci di mia moglie, e dopo giornate passate su Amazon a cercare la soluzione migliore, nella gara tra KitchenAid e Kenwood, quest'ultimo ha vinto al photo finish. Ciotola con una capienza massima da 6.7 litri, 1700 watt di potenza pura, controllo elettronico della velocità con pannello retroilluminato e frullatore in vetro thermoresist. Affare o fregatura del secolo? Una volta aperta la confezione da circa 18 kg, ho subito trovato un sacchettino con dei manuali e alcuni piccoli accessori, cioè una chiave da montaggio e smontaggio ed una spatola. Il manuale raccomandava l'iscrizione al sito della Kenwood, che garantisce l'accesso a degli interessanti video tutorial e la spedizione di un libro di cucina. Scavando nella confezione mi sono imbattuto nelle prime due sorprese, il gancio a foglia e quello per l'impasto. Diversamente dai ganci della vecchia Kenwood Prospero, questi sono in acciaio, davvero pesanti e grandi. In quel momento ho capito la differenza tra un'impastatrice normale ed una con ciotola da 6.7 litri. Ho poi trovato una spatola da pasticceria, una frusta gommata e la pesantissima ciotola in vetro. Mentre scartocciavo l'impastatrice, mi chiedevo dove fosse la frusta a filo grosso in acciaio inox. Era già attaccata e pronta all'uso. Allora, l'impastatrice pesa circa 10 kg e rispetto a quella vecchia, l'impressione è di trovarsi di fronte ad un prodotto molto più solido e di livello superiore. Quella vecchia era tutta in plastica e questa invece è metallo presto fuso che garantisce migliore stabilità durante l'utilizzo. Dal punto di vista estetico, direi che è simile alla maggior parte delle impastatrici Kenwood, con la differenza che è presente un bottone che permette di accendere e spegnere l'illuminazione della ciotola. Gli attacchi per gli accessori optional sono nelle solite posizioni, mentre invece i ganci sono diversi, per cui non ho potuto purtroppo adattare i vecchi accessori della Kenwood Prospero alla XL Titanium. La manopola della velocità ha diversi livelli: velocità di avvio, minimo, un range da 1 a 6 ed infine max. C'è anche una modalità velocità rapida che si attiva ruotando la manopola nel verso contrario. Il manuale raccomanda di usare la velocità minimo ed 1 per gli impasti e di non andare oltre. Le altre velocità servono ad esempio per montare o impastare cose più leggere, non certo i miei impasti per le pizze. La leva montata sul retro permette di sganciare la parte superiore dell'impastatrice in modo da poter staccare senza sforzi sia la ciotola che i ganci. Tornando alla frusta, la sensazione era la stessa degli altri ganci: solida, pesante ed enorme. Anche la ciotola mi ha dato questa impressione ed in generale tutta l'impastatrice mi ha dato l'idea di un prodotto di fascia superiore, ovviamente sotto a quelli professionali, ma in grado di soddisfare pienamente sia un uso casalingo che quello relativo ad una piccola attività commerciale, una per limitata alla produzione di torte, biscotti o cupcakes, il tipico business dei paesi anglosassoni per capirci. Scommetto che siete curiosi di vedere l'impastatrice all'opera, ma prima vi chiedo un piccolo supporto: un like se vi sta piacendo il video, altrimenti lasciate un bel commento per farmi sapere cosa ne pensate del video e naturalmente dell'impastatrice. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campana per non perdervi nemmeno un video. E infine ricordate che sono su Instagram come Gigio Pizza e su Facebook come Impasto in Fuga. Allora, ho deciso di mettere alla prova l'impastatrice con un classico dei miei impasti, 65% di idratazione per 20 ore di maturazione, quindi 1,76 kg di farina, 700 g di acqua, 35 g di sale, 48 g di lievito e 10 g di olio di semi di soia. Per impastare ho usato inizialmente il gancio a foglia, per poi passare a quello standard. Sono rimasto particolarmente colpito dal sistema di bloccaggio dei ganci, che assicura migliore aderenza e stabilità. Il manuale dell'impastatrice consiglia di partire dall'acqua per poi aggiungere la farina, come d'altronde già faccio nelle mie ricette. Conscio della potenza dell'impastatrice, ho quindi aggiunto acqua fresca dal rubinetto intorno ai 19-20 gradi per evitare che durante la lavorazione l'impasto si scaldasse troppo. Poi, in maniera decisamente goffa, ho aggiunto il lievito madre, dopodiché ho azionato l'impastatrice al minimo. Ricordate che va prima premuto il tasto di accensione, altrimenti l'impastatrice non partirà. Notate la luce che illumina la ciotola, è quasi come
come un effetto speciale. Quindi, dopo pochissimi secondi, il lievito madre era già ben sciolto e così ho cominciato ad aggiungere la farina. Per esigenze di ripresa e mostrare l'impastatrice nel dettaglio, non ho usato il paraschizzi che monta un'apertura ampia per l'inserimento degli ingredienti. Ho quindi aggiunto a pioggia la metà della farina. E qui è arrivata la seconda sorpresa. Nemmeno il tempo di aggiungerla, che il composto era già cremoso e pronto ad accogliere il sale. Se ricordate le mie vecchie ricette, con l'altra impastatrice in pratica, questa operazione necessitava circa 6 minuti a velocità moderata. Ho quindi aggiunto il sale e tempo un minuto ho aggiunto il resto della farina. Quando l'impasto è sembrato abbastanza solido, ho aggiunto l'olio. A quel punto ho dovuto sostituire i ganci e mi sono trovato un po' in difficoltà a causa del peso dell'impasto attaccato che non mi faceva aprire il braccio. Ma armato di spatola l'ho staccato, riuscendo così ad aprirlo. Sostituito il gancio, ho ripreso ad impastare. Ero impaziente di vedere il risultato. Volevo capire se fosse necessario proseguire pesantemente a mano come con la vecchia impastatrice. Dopo 5 minuti l'impasto si presentava così e in tutta onestà non mi sembrava un risultato incoraggiante. Ho quindi proseguito per altri 5 minuti e appena incordato l'ho toccato e mi sono reso conto che era pronto per essere chiuso a mano. Avrei dovuto lavorarlo a lungo come in passato? Vediamo com'è andata. L'impasto nella ciotola non era vellutato, ma l'ho versato comunque sul piano di lavoro. E dopo soltanto un minuto di lavorazione a mano, l'impasto risultava abbastanza omogeneo, ma non liscio al 100%. L'ho fatto quindi riposare, coperto dal solito straccio umido, per circa 15 minuti e non i soliti 20, e questo è il risultato. L'ho tagliato per vedere l'interno ed in effetti era pieno di buchi, il che è sempre un ottimo segno che si palesa dopo una vigorosa lavorazione a mano. Cosa non avvenuta questa volta, ci ha pensato l'impastatrice. Ho quindi chiuso l'impasto e fatto riposare per ulteriori 5 minuti, quindi un totale di 20, per poi effettuare lo staglio dei 7 panetti da 260 grammi. Dopo 20 ore di maturazione, i panetti erano pronti per essere cotti. So che siete curiosi, e queste sono alcune pizze cotte nel forno a ardore. I panetti erano sufficientemente elastici e si stendevano senza problemi e strappi. Il cornicione poi era molto alveolato, nonostante abbia scelto di stendere le pizze alla Michele, cioè grandi a ruota di carro, in modo da farle più grandi del piatto. In conclusione, direi che sono molto soddisfatto del nuovo acquisto, anche se aspetto di provare a fare altri impasti, magari anche più piccoli. Nel frattempo posso confermare che l'impastatrice si è comportata egregiamente quando è stata utilizzata per fare torte e cupcakes. E anzi, fatemi sapere con un bel commento se vi interessa vedere l'impastatrice in azione anche quei dolci, e se vi interessano anche delle ricette di dolci. Ad ogni modo posso dire che, essendo abituato alla vecchia impastatrice, dovrò modificare le tempistiche dell'impasto alla nuova potenza. L'impressione in generale direi che è molto positiva ed è chiaro che il prodotto sia di qualità superiore. Esteticamente preferivo la KitchenAid, ma a parità di prezzo ho portato a casa un prodotto che ha prestazioni superiori e qualche accessorio in più. Su tutti la ciotola da 6.7 litri. Sono contento? Sì. La consiglio? Sì, ma solo se volete fare anche dolci, altrimenti se cercate solo un'impastatrice per appunto impasti da pizza, ci sono prodotti dedicati, più cari, che non hanno nulla da invidiare alle impastatrici delle pizzerie. Allora ragazze e ragazzi, lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, altrimenti lasciate un bel commento per farmi sapere cosa ne pensate del video e naturalmente dell'impastatrice. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campana per non perdervi nemmeno un video. E iscrivetevi al mio corso su Udemy The Art of Pizza Making, un corso in inglese in cui spiego tutti i segreti per una pizza casalinga perfetta. E infine mi trovate su Instagram come Gigio Pizza e su Facebook come Impasto in Fuga. Ora vi lascio, che corro a impastare per i miei nuovi video. Ciao e alla prossima! Pizza. The room for pizza is always there, but your eyes are wide open for pizza. Ehi, dove andate? Stavo scherzando. Allora, mettete un like per farmi fare altri video, mi lasciate un bel commento, vi iscrivete al mio canale e cliccate sulla campana per le notifiche. Poi vi iscrivete al mio corso di pizza su Udemy, il link lo trovate nella descrizione, è in inglese. Poi mi seguite su Instagram come Gigio Pizza, su Facebook come Impasto in Fuga, e qualunque pizza pubblichiate ricordate di usare l'hashtag Gigio Pizza. Ciao e alla prossima!